Lo faccio con molto piacere perché mi pare che questa sera possa essere veramente un'occasione importante la presentazione di questo libro, ma non solo di questo libro che è Mano Morta Condita, un libro d'arte realizzato con cura anche editoriale, che affianca il lavoro di un poeta che è Luca Rizzatello e di un artista visivo, visuale, non so come dire, figurale, che è Nicola Cavallaro. E a me pare che questa collaborazione fra la poesia e l'arte antichissima vada all'origine di quello che è la pratica, il fare del discorso artistico, e anche un modo per riflettere su che cosa è il discorso poetico, che cos'è il discorso artistico. E per di più, in questo caso però non si tratta solo di una collaborazione fra due artisti, ma è qualcosa effettivamente di più, cioè si tratta di un sodalizio. E allora mi chiedo se questo sodalizio, che in questo caso ha realizzato questo libro, ma appunto dicevo non è solo un libro perché poi è anche una mostra, come vedete, quindi un'esposizione, ma sarà anche la presentazione di un video, una videoinstallazione, quindi, e poi anche quindi in qualche modo di una performance e di un progetto artistico. Luca Rizzatello io l'ho conosciuto perché lessi, quando poco dopo che uscì, me lo diede l'editore, il suo libro Ossidi se piove, che mi colpì proprio per il fatto che riconoscevo nell'autore, in questa poesia, un aspetto forte di consapevolezza e di complessità sul lavoro del linguaggio, un'abilità, un talento nel plasmare, nell'aggregare le parole, e però anche qualcosa che voleva andare contemporaneamente oltre a questo. E cioè una volontà di sentirsi fabbri, nel senso alto, dantesco della parola, fabbro del parlare materno, cioè il poeta è colui che forgiando la lingua rappresenta il mondo, lo nomina e nominandolo quindi lo raffigura. In questo senso dicevo che sempre il poeta è anche un artista, perché la parola che è suono genera un'immagine. Ovviamente anche per l'artista qualcosa di analogo, perché l'immagine ha sempre dentro in qualche modo l'evocazione o l'orma di un suono. E questo è prepotentemente forte, per esempio, in questa stanza, guardando queste rappresentazioni, queste immagini, che sono mute, ma che hanno dentro una musica a guardarle, cioè contemplandole, è come se chiedessero o producessero esse stesse un suono. Allora io mi chiedo, e chiedo adesso a Luca Rizzatello, faccio questa domanda, se per te, da Ossidi se piove, ma poi voglio ricordare anche l'esperienza di traduzione di un poeta come Arnaud Daniel, tu hai tradotto una canzone dal provenzale, l'hai tradotta molto bene perché, come dici, sei andato dietro anche gli snodi della macchina sonora, no? E dico, però, ecco, leggendoti, e tanto più in un lavoro come questo, uno si chiede, ma allora perché la parola non ti basta? Perché, voglio dire, se hai realizzato un lavoro come Sì, questo, certo. io mi chiedo, nonostante poi la poesia per te, da quello che mi pare di capire anche dai tuoi riferimenti, dai modelli che corrono Certo. dentro, è una poesia nel senso forte, cioè è proprio una macchina, è una macchina che produce e genera il mondo. Allora perché la parola, che pure è una parola così carica di forza, così potente, questa parola non ti basta, hai bisogno dell'immagine di Nicola Cavallaro. Allora, Sì, te lo chiedo così a bruciapelo. vabbè, mo due motivi, uno di carattere biografico,
Io scrivevo poesie da 18 anni a 21 anni. A 21 anni sono andato abbastanza in crisi rispetto al confronto poi del passaggio tra lo scrivere le poesie. Fate questo, non ho mai scritto poesie provando vergogna per quello che stavo scrivendo, ma ho scritto sempre fin dall'inizio, anche con un po' di ambizione, poesie per avere un interlocutore, un pubblico, dei lettori con cui confrontarmi. Quindi da subito ho cercato un confronto, ovviamente per il canale dei premi letterali, delle riviste, dei professori universitari, eccetera. Ho avuto un piccolo riscontro, grande, se consideriamo la mia età anagrafica nel momento in cui l'ho scritta, ma poi da lì, da essere in qualche modo considerati nel proprio stagno a fare i conti con i grandi poeti che erano i miei riferimenti, lì sono entrato in crisi perché potevo confrontarmi con persone che avevano velleità di scrittura, ma non ero all'altezza di scrivere quello che i miei maestri stavano scrivendo. E quindi sono andato in crisi e non ho più scritto poesie e ho cominciato il progetto con Nicola di Proof of Spa, quindi facendo video installazioni, abbiamo fatto un album musicale, quindi ho scritto dei testi per un album musicale in francese, quindi testi lirici, ma comunque non poesia in senso, quindi testi per musica, eccetera. Poi dopo il passaggio è stato quello di sbloccarmi, forse anche per un periodo di riposo, non so, e di ricominciare a scrivere quello che poi sarebbe confluito su I Non Si Disse Piove. E quindi da lì poi non c'era più questa dicotomia tra scrivere poesie tout court e fare canzoni o fare video installazioni, ma c'era progetto Proof of Spa, abbastanza solido, abbastanza consapevole, e c'era un percorso poetico, autoriale, cominciando a rapportarmi con delle riviste, con degli interlocutori, diciamo, più solidi, in maniera anche più seria, più consapevole, intendo da parte mia. Non sempre essere consapevole da parte dei miei interlocutori, ma non si può avere tutto dalla vita. Quindi poi, quando siamo arrivati a questo libro e avevo questo ciclo di poesie, come dicevi tu, hanno dei riferimenti tradizionali abbastanza forti, insomma c'è la misura dell'endecasillabo, che è Certo, l'aspetto più poi ci torno su, evidente, certo. c'è l'ombra di Guido Cavalcanti, che insomma è abbastanza forte, o comunque di una poesia alto medievale, quindi Arno Sì. Daniele, insomma, Torno, eccetera. Cioè c'è l'idea di una forma che splende, in qualche modo anche in maniera autonoma, però Sì, quella è una capisco. forma di nevrosi, anche se vuoi. Alcuni dicono che finalmente riesco a scrivere versi liberi senza un metro, perché comunque non ho più bisogno di confrontarmi con i miei fantasmi metrici. Io penso che la situazione più gratificante per un poeta sia quella di, vabbè, al massimo di crearsi un metro riconoscibile, ma è quasi impossibile oramai, al minimo di riuscire a creare degli snodi del proprio stile, della propria personalità stilistica all'interno di metri già esistenti. E Certo. io non riesco a pensare alla poesia come qualcosa privo di qualsiasi forma di disciplina. Questo No, infatti. fa parte della mia impostazione poetica e quindi va riconosciuta, credo, e si riconosce. Quindi ecco, concludo la risposta. Ho avuto la necessità di fare questo libro con Nicola perché era il momento di far confluire il mio percorso autoriale individuale e il mio percorso autoriale in tandem con Nicola come Proof Frog Spa.